Allora, i contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti, non da TICMIL, e danno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprende questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori e TICMIL non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti, e declinano ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TICMIL, a meno che non sia stato specificato. I CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. L'80% e l'81% dei conti di clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con TICMIL UK LTD e TICMIL Europe LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, vedo che comunque ancora delle persone stanno entrando in chat. Io ne approfitto per presentare TICMIL. Intanto, webinar con me, quindi c'è il grande Tony Cioripiani. Allora, TICMIL cos'è? Un broker non dealing desk, significa che il 100% delle posizioni vengono inviate ai liquidity provider, è regolamentato FCA UK, quindi fondi separati, segregati e assicurati fino a 50.000 sterline, velocità ultra rapida con una media di 0,1 secondo, lo vedremo magari nell'operatività come TICMIL risponda bene anche a tecniche di scalping, quindi di training molto veloce, infatti non ci sono requote e non ci sono limitazioni sulle strategie utilizzate. Nessun costo per i depositi e prelievi e gli spread partono da zero con commissioni tra le più basse del mercato. La velocità è garantita dagli oltre 10 server sparsi per il globo, quelli più importanti di Londra, della North Virginia e di Tokyo, e poi ci sono quelli di backup. Potete controllare voi stessi sempre gli spread e le commissioni di TICMIL con gli altri competitor dal sito di MyFXBook, dove appunto viene fatta una panoramica degli spread delle commissioni e quasi sempre vedete che TICMIL ha gli spread delle commissioni più basse. Infatti siamo stati anche poi premiati come miglior broker per esecuzione ordine nel 2018. Allora, la breve presentazione del broker è finita. Questo è un nuovo progetto che appunto ho deciso di iniziare insieme a Tony Cioripiani. Di che cosa oggi ovviamente sarà una presentazione, faremo comunque un excursus su quella che è stata la settimana appena trascorsa, che comunque sembra ancora molto movimentata, come stiamo vedendo adesso anche dai grafici. E quindi adesso tra poco lascio la parola a Tony, che ci farà magari una panoramica sui mercati, su quello che è successo e su quello che cosa dobbiamo aspettarci per la prossima settimana. E se poi c'è qualcosa comunque di operatività da fare, la facciamo. Io personalmente sono esposto attualmente su euro-dollaro in particolare, quindi sto cercando, vediamo perché sta per andare a prendere i massimi, vediamo se ci arriva. Quindi adesso lascio la parola a Tony. Se voi avete domande, comunque magari anche fare delle analisi, chiedetelo pure in chat senza problemi. Bene, bene, buongiorno, buon pomeriggio, sono le 16, questo primo appuntamento di una serie di lunghi appuntamenti. Avremo 7 puntate già programmate per il mese di maggio. Il mio impegno sarà circa per 5-6 puntate anche per giugno, per cui una metà dell'impegno prima dell'estate, per poi ritrovarci subito a fine estate, inizio settembre, se non l'ultima di agosto, insomma, ci mettiamo d'accordo poi con Giuseppe per un'altra serie di 12 puntate. E sono tante perché stando a seguire, insomma, probabilmente qualche cosa riusciremo a trasmettere. Giuseppe mi ha proposto qualche cosa di interessante, essenzialmente una puntata la facciamo inizio settimana, tendenzialmente il lunedì o il martedì, a seconda anche degli impegni che abbiamo, e un'altra tendenzialmente il venerdì o il giovedì, a seconda degli impegni che abbiamo. Ecco, una più operativa che quella del lunedì, dove magari ci proponiamo anche tramite i CFD di fare qualche operatività live velocemente a inizio settimana, o almeno di dare anche delle impostazioni, dei tentativi modesti. Ovviamente noi facciamo
Diamo sempre per scontato che i mercati sono imprevedibili per tutti, in particolare per me, che sono massimo teorico dell'imprevedibilità dei mercati, ma proveremo ugualmente con lo spirito che ci contraddistingue di analizzare la settimana che parte provando a dare degli scenari e dei target concreti con i limiti che abbiamo appena presentato, a partire proprio dall'operatività. La prossima, Giuseppe, se mi senti e mi confermi, dovrebbe essere martedì, per cui già Esatto. martedì prossimo alle ore 8:45, 8:50, alle 8:50 saremo tutti pronti e collegati per commentare l'inizio della settimana. Tra l'altro potrebbe anche venire bene anche questo martedì perché sappiamo, e questo è quello che ci proponiamo a fine settimana, di fare un commento della settimana appena uscita per cercare di capire qualcosa di più nella settimana entrante. Cosa sappiamo? Sappiamo che questa settimana è stata la prima vera e propria settimana di storno generalizzato per i mercati. Il nostro indice è sceso parecchio, ha avuto una botta del 2% a partire da lunedì e sostanzialmente, insomma, oggi prova un recupero, però è sceso parecchio, per 500-600 punti di indice. Così è sceso il DAX, che addirittura ha violato ieri la quota di 12.000 punti, è sceso anche il Nasdaq, che ha sfondato quota 7.500. Ricordiamo che il Nasdaq aveva fatto solo qualche giorno fa i nuovi record storici, quasi a 7.900 punti di future, o a 7.880 di indice. Per cui una sana, io la definirei abbastanza sana, nella speranza che non siate ricollegati molti long, pausa salutare. Come spesso avviene poi la disamina, perché succede questa pausa salutare? Ognuno dirà i suoi motivi, però la verità è che i mercati sostanzialmente seguono delle logiche e vanno dove devono andare, a seconda, appunto, ognuno ha i suoi criteri di determinazione. Però, spesso e volentieri era nella logica uno storno, perché è un mercato che dal giorno di Santo Stefano, di fatto, parliamo di tutti i mercati mondiali, stava salendo con delle performance di oltre il 20% per un anno 2019. Che non è certo un anno come, non so, 1984, 1985, un anno di ripresa economica, di boom, gli anni 60. Non è così, è un anno anzi che vede l'Italia che barcolla al limite della recessione, vede la Germania che barcolla al limite della recessione, vede un'Europa molto stanca, vede un'America ancora pimpante, ma insomma. Non doveva o non avrebbe, ha sorpreso un po' tutti questo rialzo, specialmente anche per quello che avevamo visto a fine 2018, dove gli indici avevano chiuso molto male il mese di dicembre. E quindi dopo 4 mesi di filato di costante salite, evidentemente ci voleva un pretesto forte, perché invertire questo trend, che ancora ovviamente non è invertito, però insomma provare a scalfire questo trend. Abbiamo visto tanti pretesti che non sono andati a segno, perché tante volte Trump aveva fatto il balletto dei dazi, tante volte abbiamo visto dei dati macroeconomici, specialmente quelli tedeschi italiani, molto brutti, dichiarazioni, insomma. Abbiamo avuto l'Argentina, chiedo scusa, il Venezuela con una quasi guerra civile, stesso discorso della Libia, delle situazioni molto molto particolari e non sembrava scalfire mai niente. Questa volta il pretesto è abbastanza valido, è valido e quindi è contato, ma perché è valido? Non tanto perché c'è questa paura enorme dei dazi con la quale abbiamo convissuto tutto il 2018. È valido perché effettivamente il fatto che Trump riuscisse in qualche modo a trovare un accordo con i cinesi e un accordo che doveva soddisfare entrambi è stato un market mover importantissimo per la ripresa del 2019. Per questi 4 mesi fantastici, diciamo che la storia e la vicenda dei dazi è stata fin troppo strumentalizzata.
attraverso tweet di Trump, siamo quasi all'accordo, i cinesi facevano sapere sì, siamo felici, Mnuchin ha detto una volta addirittura i dazi li toglieremo e scomparirà il vocabolario, dal vocabolario, qualcosa del genere. C'era già un incontro programmato a marzo, c'era già un incontro programmato ad aprile, insomma, la borsa effettivamente, perché poi è tutta psicologia, aveva fatto sì che gli operatori tenessero i loro titoli long o tenessero i loro indici long, perché effettivamente nel clima di aspettativa e di una soluzione positiva della vicenda dazi poteva essere il momento poi per realizzare cospicui guadagni. Questo tweet molto quasi voluto da Trump, nel quale insomma ha fatto i muscoli con la Cina, perché a quanto pare anche i cinesi non sono Zerbini di Trump, ha fatto sì che il mercato prese di beneficio. Presi di beneficio, ovviamente, che potranno in qualche modo essere di nuovo foriere di nuovi acquisti, almeno io parliamo del breve periodo, qualora questo weekend arrivino da Washington, da dove sono, delle notizie di accordi, di tregua, rimandi, i soliti calci al barattolo e in qualche modo commenti positivi su quello che si stanno dicendo a Washington le due delegazioni. Potrebbe avere risvolti molto gravi, o almeno emotivamente gravi, qualora e con Trump e con i cinesi tutto è possibile che Trump. Tutto è tranne uno che non le manda a dire, qualora si arrivasse veramente a un litigio, a una cessazione dei contratti. Ecco, Trump si alza dal tavolo, chi per lui alza il tavolo, come ha già fatto in altre occasioni. L'ha fatto anche con l'ONU, l'ha fatto in altre occasioni importanti. Trump si è alzato dal tavolo e è andato via furente. In questo caso qui, evidentemente, nel breve periodo, trovarsi lunedì mattina con una niente assoluto, con i cinesi che se ne tornano a Pechino senza aver concluso niente, potrebbe essere spiacevole. Però, d'altra parte, è anche possibile un ottimo accordo per la gioia. Poi i media americani, Trump è furbo di dire le parole giuste, perché a lui interessa molto, che gli piace portare sempre sulla borsa. Può darsi anche che, insomma, almeno inizialmente possa essere percepita una pace commerciale. A questo punto, chi è short potrebbe farsi veramente male, chi è long potrebbe veramente gioire. Io, che non ho nessun problema a espormi, nel senso di dire secondo me come andrà, in questa occasione dico le mie posizioni, spesso le pubblico, le dichiaro, chi mi segue sul mio profilo Facebook o nelle innumerevoli trasmissioni che faccio non ho nessuna paura a dirla, ma questa volta rimarrò flat puro, perché innanzitutto sono un po' stanchino, si vede dall'occhiaia. E voglio godermi un po' il weekend, cosa che non è un problema, anzi mi piace stare il weekend con una posizione in un posto o in un altro. Però effettivamente questa volta, secondo me, incertissimo, è veramente una situazione incerta, e capire, almeno parliamo dell'azionario, è una situazione incerta, capire dove potrebbe andare. Direi che è un salto della moneta, ma che la soluzione potrebbe essere di tutti i generi, da un più 4 a un meno 4 a un nulla di fatto, a seconda di quello che succederà. Ma vi assicuro, per quello che riesco io, non credo che si alzi dal tavolo, butti via le carte e si vada alla guerra commerciale ufficializzata. Non credo neanche però che Trump, dopo quello che ha detto, per il carattere che ha, per America First, tutta la campagna che ha fatto, conceda tutto ai cinesi. Tra l'altro, i cinesi sono belli incavolati anche loro. Ecco qui, intanto, io nel frattempo qualche operazione la faccio sempre, ma faccio sempre scarto in veloce. Ecco, non Tony, credo che. a proposito di questo, c'era una domanda di Alessio, se non sbaglio, sulla tenuta magari del supporto del Nasdaq,
che io poi adesso ho cercato di replicare l'operazione short, avete visto il sell fatto proprio a ridosso prima del minimo di giornata, e quindi l'obiettivo magari chiede Alessio, chiedeva appunto prima della tenuta del supporto, e se può arrivare in zona 7.470 più o meno, che è il supporto del 7.170? Ah, 7.470, però quotazione 400. Avevo capito 170, dico il pessimismo, insomma. Cioè, beh, senz'altro. Allora, se lui, come faccio io, perché anch'io considero il supporto, grosso modo, vai a vedere il grafico di ieri. Ieri c'è stato un bel plan, si vede proprio sotto quota 7.5, proprio come ha individuato lui. 7,472, 4,75 ha tenuto bene, tant'è vero che è stato su quel livello a combattere addirittura dalle 4 e un quarto fino alle 6 ora italiana, per cui secondo me lui ha individuato, è una, io la guardo poco l'analisi tecnica, però una cosa che guardo è questa, cioè i minimi del giorno precedente, specialmente quando c'è molta volatilità. Un'occhiata al grafico mi fa vedere un potenziale punto di arrivo per chi è short o un potenziale punto di tentativo di long, è proprio quest'area qui, 7480. Allora, io la vedo così. È un po' qualcuno che avrà seguito noi a Vision Forex tra i collegati e avevo detto esattamente quello che sta avvenendo. Nelle fasi di salita bisogna avere coraggio e andare contro trend, per cui anche sul Nasdaq, solo mezz'ora fa, quando mi sono sentito con Giuseppe, anzi 20 minuti fa, avevamo il Nasdaq a 7,585, io poi ho chiuso tutto con 7-8 punti, perché poi non esageriamo, per cui ho fatto mica tutta questa roba qui. Bisognerebbe provare il tentativo da sopra. Sulla possibile supporto, provare il long, perché a me piace l'operatività contro trend, ma c'è un motivo razionale del perché. Perché in questo momento siamo ancora in assenza di notizie, anche se già potenzialmente tra una mezz'ora potrebbero cominciare ad arrivare, perché ieri già le notizie sono arrivate verso le 5 e mezza, le 6, 6 e tre quarti. In assenza di notizie, il mercato è nervoso, è incerto, non sa niente, fa folate, fa delle folate. Quindi, se la volatilità e non c'è un qualche cosa di qualche novità particolare, tendenzialmente oscilla e tende anche dal punto di vista dell'analisi tecnica a arrivare ai supporti per poi pensarci e magari ripartire, sempre che non arrivino notizie, perché se adesso arriva un tweet di Trump, basta, mi sono stufato. Al diavolo i cinesi, evidentemente il 480 ce lo salutiamo. Oppure arriva dalla Cina un altro tweet, vicini all'accordo, mancano solo due dettagli, è chiaro che non ci possiamo fare niente. Come è successo poi ieri, che ho visto 120-130 punti di Nasdaq, 200 di FIB, 150 di Nasdaq. Solo perché è uscito fuori, che poi non è stato neanche confermato, il fatto che Trump avesse detto ho delle soluzioni molto valide, alternative ai dazi, che faranno contenti tutti. E c'è stata una ripresa importantissima, addirittura stanotte il Nasdaq è ritornato a 7,650. Ma magari era una notizia di stampa inventata, era una speculazione messa in mezzo da qualcuno per fare un sacco di soldi in borsa. Purtroppo stiamo attenti anche a queste cose, ma noi non le possiamo sapere. Quindi che fare? Per rispondere poi alla domanda, io sì, credo che personalmente io a 7,580 Eurex o 7,570 CFD TICMIL tenterei più un acquisto, non andrei mai in breakout su quella zona di resistenza. Rotta la resistenza, non me ne fotte niente, si rompe la resistenza, anzi. Eventualmente, se Giuseppe ha aperto uno short, consiglierei di chiuderlo proprio lì, 10 punti anche più in alto, insomma, per sicurezza. Ecco, io sono fatto così, per cui rispondo sì, è possibile vedere, tastare la resistenza, ma non andiamo oggi, salvo
arrivino delle notizie, a Roma a tentare sulla rottura della resistenza un'opzione di short. Intendi, scusa, Tony, il supporto a Supporto, 7,470. scusa, io non sono tecnico. Cambiate, resistenza, anagramma, tutto supporto. Sostituita la parola resistenza, supporto, chiedo scusa. Il supporto 7,480, secondo me, è più da comprare e non aspettiamo la rottura del supporto per andare in breakout a shortare. Quello è quello che non farei mai di shortare la rottura del 7,480. Oggi, oggi. Perché il bello della borsa è saper interpretare la giornata, saper interpretare il news, saper interpretare anche l'analisi tecnica, ma in un disegno coerente. Oggi è una giornata nervosa dove tutti non sanno quello che succederà, compreso lo stesso Trump, e quindi la logica è quella di sfruttare il mercato nervoso dove nessuno sa quello che può avvenire, specialmente stamattina. Io stamattina ero molto più tranquillo perché sapevo che da Washington le notizie non potevano arrivare, perché lì erano le 4 di notte, non è che si vedono le 4 di notte. Mentre a partire dalle 5, diciamo, potrebbe sempre esserci della novità. A quel punto tu vedi uno scatto, ti prendi paura in un senso o in un altro, chiudi operazioni in perdita e magari hai fatto una gran cavolata. Perché se noi guardiamo il mercato questi 2 giorni qui, in particolare il DAX, ma ancora di più il Nasdaq, ci sono state 100 false partenze in un senso e in un altro, compreso oggi sul dato delle 2,5, sul dato del. Mi sembra inflazione, un dato tutto sommato che confermava l'inflazione al 2%, si aspettavano 2,1%, ma c'è stato un isterismo. Il Nasdaq è piombato addirittura al minimo 7,425 Eurex per ritornare su quasi a 7,525 per ritornare su quasi a 7,600. Vedete? E poi sul 7,6 track è ritornato giù sul nuovo minimo adesso. Ecco quello che volevo dire anche stamattina, che voglio dire, quando c'è isteria, nervosismo, bisogna cercare di operare sfruttando gli eccessi con size modeste pronte a essere mediate. Ok, perfetto, quindi ho risposto alla domanda un po' di Alessio su questa tenuta di questo supporto. Con questa operazione short, diciamo che io sto puntando alla rottura di quel supporto, però come poi dice Tony, entrare in breakout su quella rottura è sicuramente rischioso anche a ridosso proprio del weekend. Tony, quindi il focus sui mercati, al di là poi, appunto del, diciamo, il grosso market mover. La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Però maggio sarà anche un mese molto importante per le elezioni europee, quindi sicuramente sarà anche questo un market mover che potrebbe già anche poi andare a influire sugli indici europei. Quindi, rilegandomi anche poi alla domanda di Antonio, come vedi il nostro indice e da qui magari se hai una visione sul medio Va bene. Allora, indubbiamente il clima politico dettato dalle europee ancora non si è sentito. Anzi, si è sentito paradossalmente 10 giorni fa, perché a un certo punto c'è stata una debolezza importantissima di euro, che nessuno ha saputo giustificare, più non di forza di dollaro, ma una debolezza improvvisa di euro che è arrivata a 1,11. E 3, 11,4 mi sembra, qualche giorno fa. Io lì avevo fatto un post per cui era il 24-25 aprile, vado tutto a memoria. E al contempo un balzo del Bund, il Bund che era arrivato addirittura a sfondare i 164, cioè che era ritornato a dare dei rendimenti positivi per i tedeschi. Invece il contestuale acquisto importante sul Bund che è ritornato sui massimi, ieri ha sfiorato di nuovo i massimi assoluti, e la debolezza dell'euro mi aveva lasciato, così io che mi piace molto, sono cose sofisticate, però per me abbastanza intuibili, per chi, ecco, non chiedo che uno debba avere un master in economia, eccetera, però sono cose, spero che si capiscano, cioè il Bund funge da difensivo, la liquidità va sul tedesco perché è quello più sicuro, anche se rende zero, bene o male ti evita di pagare la tassa dello 0,4 che impone la BCE sui
sulla liquidità. E l'euro, ovviamente, se scende solo l'euro in assenza di grande forza del dollaro, anche perché c'è Trump che prova a indebolirlo, il dollaro vuol dire che è sistema Europa, il sistema euro che è un pochettino messo in dubbio dagli operatori, oltre i quei dati brutti tedeschi e italiani che c'erano stati 15 giorni fa, in particolare l'IFO tedesco. E questo ha lasciato presagire che cominciasse la maretta. Lì ci ho preso perché effettivamente dal giorno dopo, da 22.000 passa l'indice FTSE MIB, siamo arrivati addirittura a 20.900, ieri addirittura a 28, grazie all'interpretazione di questi parametri. Perché ricordate, guardatelo, mettetelo nella piattaforma, il Bund è un segnale, io non ci opero tantissimo sul Bund, però è un segnale importante che ti dà il nervosismo, una sorta di oscillatore che ti indica non tanto la volatilità, che quella lì è il vero nervosismo, ma ti dà altre sensazioni. E il Bund forte pregiudica sempre alla fine l'Italia, ci rimette l'Italia perché quando si ricorre a difendersi, l'Italia è quella che vacilla di più. Per cui questo è quanto. Poi l'Italia ha fatto il suo storno contestualmente a tutti gli altri e in questo momento hanno fatto staffetta e è arrivata sta storia dei dazi, che l'Italia può colpire anche l'Italia, però in maniera magari inferiore alla Germania, ma se il DAX poi scende anche l'Italia non è che sta lì a guardare. Per me, per quello che riguarda le europee, sicuramente dovremmo andare in un momento di ansia dei mercati, così come si sta adesso percependo l'ansia dei dazi. In borsa l'ansia sta a significare sempre che ha qualche vantaggio in più lo shortista. Perché? E questo è un concetto che mi piace trasmettere, raramente l'ho detto, è quello che fa scendere la borsa. È più l'ansia, la paura della non certezza di quello che succede, piuttosto che un dato certo brutto. Quante volte abbiamo visto la paura di un qualche cosa che poi si è verificata, ma da quel momento il mercato comincia a ripartire. Tante volte, vi faccio un milione di esempi, le elezioni di Trump che doveva essere un disastro e poi è salito, la Brexit, dopo 2 o 3 giorni si è recuperato tutto, tranne l'Italia, e poi si è battuto tutti i record. Ancora dati brutti, conclamati, che sono stati presi male per qualche ora e poi si è ripartito. Cioè l'assenza, una volta che viene fuori tutti i rischi e vengono manifestati, in genere può essere una questione di ripartenza, perché il mercato nel frattempo, quando c'è la paura, sconta e fa sì che i prezzi si adattino al clima che viene paventato. Questo effetto ancora per le europee io non l'ho percepito, io non l'ho percepito, non l'ho percepito affatto, almeno forse i media, forse colpa, però io non ho visto ancora questo timore dalle elezioni europee, perché forse adesso è stato prevalente questa storia di Trump. A mio avviso, comunque, già a partire forse da adesso in maniera occulta, ma in queste 2 settimane che ci mancano le europee, sarà un altro fattore che non potrà essere un propellente per il rialzo di borsa. Così lo dico dal mio punto di vista, perché per i motivi che non ci sono delle certezze, almeno che non arrivino improvvisamente dei sondaggi clamorosi che vedano le forze euriste e non sovraniste nettamente in testa in tutti i paesi, però dubito che possa essere così, quindi sicuramente da quel punto di vista lì non c'è spazio per dei rialzi. Una volta invece fatte le elezioni, a partire dal 26 di maggio, dal 27, grosso modo, qualsiasi siano i risultati, almeno che non siano devastanti per l'Europa, si dovrebbe riprocedere al rialzo, in particolar modo anche per me l'euro potrebbe, se non ci sono problemi in quel genere lì, potrebbe correre verso obiettivi importanti.
Ottimo, infatti poi Paolo parlando appunto del Bund dice che è un termometro e poi Roberto ti chiede, oh, ci sono un po' di domande, io adesso cerco di filtrarle, possiamo già oltre la mezz'ora perché io con questi interventi volevo fare qualcosa di non troppo lungo, quindi magari poi ci salutiamo dopo un paio di domande. Allora, intanto il Nasdaq, vediamo se va a prendere quel supporto. No, è bravissimo. Chiunque per me è bravo, Cericola, che ha shortato dichiarandolo prima con gran stile. Però secondo me, ma oh, poi io poveretto dico la mia, a 4,82, 4,83 di euro o 4,72 di CCFD, secondo me è un. È un buon Almeno che non numero. ci sia un dato, è il momento di portare a casa. Però oh. Può darsi che venga violato e faccia altri 40 punti di sputata, eh? Questo c'è il 40%, il 50% che lo faccia, per carità di Dio. Vedo che il FIB è sceso sui minimi assoluti in questo momento, vedo l'Italia è più massacrata, vedete un altro trucco, tanto facciamo educazione, oggi no? Education. Guardiamo sempre, mettiamo nelle nostre piattaforme anche lo spread, occhi non allo spread, il valore del BTP. Un BTP evidentemente un po' in affanno, era arrivato a 131, adesso siamo a 129,5, con un bund esplosivo di questo livello sopra i 166, sta a indicare sempre che c'è un po' di paura per l'Italia. Da dove è venuta la paura? Non tanto magari per le elezioni, però anche altri dati molto recenti dell'OCSE. Moniti dell'Europa, insomma, c'è un'ansia sull'Italia e qualcuno diceva stamattina e condivideva abbastanza. Qualcuno bravo diceva che non si esclude che una volta finite queste elezioni si cominci di nuovo la tarantella con la commissione che dice che non abbiamo i conti a posto, con l'IVA che scatta di un punto e mezzo, di 2 punti, e con tutte queste cose. Che evidentemente ai mercati finanziari non piacciono. Ecco perché io, che tradizionalmente chi mi segue, sono sempre più ottimista nel medio, nel lungo, non sono ancora negativo, però, come ho già modo di dire, sono da un punto di vista speculativo attendista per ricomprare. O eventualmente per shortare, ma vedete anche io faccio degli short molto molto brevi. Perché ho paura a shortare l'Italia in questa situazione di stress, però o le faccio corte. Però la cosa che a me andrebbe bene in un'eventuale discesa dell'Italia di un altro paio di punti percentuali, insomma, arrivare a 20,5, 24, 26, è la possibilità che si ricreerebbe di andare a fare la spesa, perché a seconda poi chi ci ascolta, perché c'è l'investitore, c'è chi opera solo settimanalmente, è difficilissimo fare una trasmissione nel mio caso perché andrebbe verificato di volta in volta quello che ho. Però per me si creeranno con questo contesto brutto che c'è, elezioni, dazi, bund forte, BTP debole. E contestazioni sull'Italia, l'Italia che era la borsa, forse rimane ancora tra le più brillanti al mondo, potrebbe ricreare un'occasione di acquisto. Ecco tutto qui, a prezzi più interessanti, non di molto, non di molto, per cui rimango negativo un po' meno di 10 giorni fa sul breve e convinto che l'Italia possa sempre essere un'opportunità. Non state a sentire tutti quelli che gufano l'Italia perché alla fine stiamo dimostrando da alcuni anni che quando non fanno cavolate su al governo, l'Italia è quella che performa meglio, non c'è niente da fare. Ok, allora euro-dollaro anche sui massimi. Allora, Roberto chiede se volevo chiedere a Tony se converrebbe comprare argento e vendere oro visto che il rapporto gold-silver ha superato quota 87. Non so Oddio, se. ma no, beh, io seguo anche l'argento 87. Allora, l'argento
e 87 volte io questa finezza qui che mi chiedono non la conosco neanche, sono sincero. Io vedo che l'argento batte 14,76 mentre vedo l'oro a 1287. Sinceramente, è inutile che faccia io sta storia di mettere in rapporto uno e l'altro. Mi piace perché è una mela logica, no? C'è un rapporto storico di uno sull'altro, al numeratore l'oro, al denominatore l'argento, direi, e verificare questo rapporto è una cosa nuova, però non mi sento di dire sì, adesso che supera 87, fai questo, quest'altro. Però complimenti perché è un qualche cosa su cui non ci avevo mai pensato. Io sono sempre per l'oro long comunque, ma va bene anche l'argento, no? Però sono sempre per l'oro long, specialmente in questo contesto qui. Guardiamo che oggi fa 3 dollari e mezzo con un euro forte, e quindi vuol dire che chi ha euro oggi si mangia. Oggi è contentissimo perché l'investimento in dollari cresce di un 0,30, ma gli cresce anche di un altro 0,30 l'investimento perché essendo quotati in dollari, non vorrei aver detto una cavolata. Fammi pensare, no, forse ho detto una. Allora, l'euro è forte, no, va bene, sì, guadagna anche sulla valuta. Intanto il Se c'è Nasdaq è arrivato l'equo. sul supporto, Bravissimo, ha l'operazione. colpito Asili Colono. Io devo dire, bravissimo perché l'ha chiamato, chi chiama ha fatto una chiamata stupenda, bravo. Siamo a 6-7 punti dal punto indicato da Giuseppe sul Nasdaq, però adesso ci devi dire cosa fai, perché Allora, no, era lui che anche era in eh? corso short. Beh, adesso comunque il supporto è stato preso, quindi al di In là di questo tutto. momento siamo sul supporto conclamato. Eccolo qui, in questo momento 82. Io guarda, io invece pac, mi metto qui. Tac, non so se si è sentito, ho comprato 83. Però sono avaro, ho comprato sul supporto perché io Oh, faccio vediamo se così. riesce l'operazione in scalping anche sul CFD. Oh, comunque avete visto la velocità di esecuzione del broker, quindi sullo short. Adesso l'abbiamo replicata, vediamo proprio se c'è la possibilità di fare anche qualcosa, di vedere. Anche perché, come diceva Tony, su questo supporto poi sicuramente potrebbe avere una reazione, anche perché vedete che anche dal punto di vista grafico è molto. Il supporto è stato rotto in maniera anche molto, molto violenta, quindi vediamo se da lì Vabbè, fa una reazione ma noi mettiamo qui mano in saccarto, me ne perdo già. Va bene, qui adesso io sono sotto di 10-11 punti. 11 adesso. Effettivamente c'è stata una rottura importante del supporto, quella 780. Adesso c'è il combattimento. Vedo contesto generale abbastanza brutto e via così, insomma. Adesso siamo quasi in pareggio, Giuseppe, quasi, mancano 4 punti. Ok, andiamo. Io col CFD l'ho preso un po' più in ritardo. Cioè, hai guadagnato, hai fatto meglio di me. No, nel senso che tu sei entrato, perché vedo che comunque sono 10 punti sotto attualmente. Ma 10 anch'io, ne ho 10 anch'io, va bene. Vediamo, eh. Ma poco da vedere, qui è un bel caos. Vedi pure se c'è una domanda che qui altrimenti. Sì, vedo, sto vedendo Alessio che chiede sul supporto. Allora, Alessio praticamente è un esperto di supporti, mi diceva 7410 del Nasdaq, potrebbe essere una
un approdo, diciamo, di questa. E qui io allora, io come opero in questi casi, che poi sicuramente Tony, io un po' seguendoti comunque, tu consigli sempre di non entrare con sites piena proprio perché non si può essere così. Avevi usato un'espressione che mi Io piace inizialmente molto. la prima entrata la faccio sempre con size relativamente modesta, però l'intensità e la violenza della caduta ulteriore alla rottura del supporto mi lascia un po' prudente, ecco, nel senso che insomma Esatto, è una io cattiva concordo tutto. con quello che dice Alessio sulla tenuta di 7415 e qui vediamo un po' di entrare nuovamente buy, io entro con una buy limit su questa tenuta di questo supporto, vediamo se lì è lì un po' che cosa si va a fare, si cerca poi di uscire comunque alla meno peggio, visto che comunque vedete rispetto al conto è molto capitalizzato, quindi rispetto alla size, quindi c'è tutta la tranquillità anche di poter gestire il tutto con molta tranquillità. Quindi la seconda entrata, io concordo molto con quello che ha detto Alessio su questo supporto a 7415 e quindi per me, non so Tony, tu come lo vedi, so che non segui molto l'analisi tecnica, Beh, però quel 7.415, se deve da 15, se lo fa, lo fa cioè ci vorrà ancora del tempo, siamo a 60, 70, 15, insomma, 60. Perché sta Però, in maniera un po' violenta, quindi vediamo. Allora, quindi avete visto l'operatività short sulla rottura del supporto, poi visto che comunque ci sarà un weekend anche abbastanza turbolento, io non vorrei trovarmi poi con delle posizioni esposte, anche la size è comunque relativamente bassa, quindi vediamo se poi durante la sessione riusciamo ad uscire alla meno peggio. Poi ci sono un po' di domande di Domenico su Euro, siete sempre dentro? Sì. Allora, euro-dollaro qui è un'altra stile di tecnica dove, allora io, chi mi ha seguito comunque anche su oggi su Vision Forex sa che io divido sempre le size di entrata, un po' quello che sto facendo sul Nasdaq, anche su euro-dollaro, quindi ho iniziato ad entrare in maniera rialzista su diversi livelli, quindi su euro dollaro doveva andare a rompere quel massimo, l'ha fatto, vediamo per chi mi chiede un livello ipotetico, potrebbe magari sul daily c'è questo bel livello per chi è long a 1,12,65 che potrebbe andare a colpirlo, mancano circa 15 pips. Poi Giovanni, in questo momento un rimbalzo sul DAX, come lo vedi con piccola size? Credo, Tony, che sia molto anche correlato al Nasdaq, quindi Indubbiamente, guarda, il movimento, tanto il Nasdaq ha recuperato la bellezza di 44, 54, 64, 23 punti dal minimo, che non è mai male. Siamo quasi al livello, quasi, manca 10 punti, della mia entrata long, ne ha recuperato un po', ma c'è una volatilità bellissima da guardare, chi può seguire, come infatti è faccio io. molto si È stanno muovendo molto. Qualcosa di incredibile. Beh, il DAX a questo punto, io stanotte il DAX che ha segnato Eurex, voi sapete che il DAX è negoziato anche dagli asiatici, 11.969.5. Ok, quindi mi chiedono come mai sia rotto ancora il minimo il DAX. Mi chiedono come mai non abbia rotto ancora il minimo, chi mente tra i due, probabilmente tra il Nasdaq e il DAX. Ma Non... sai, giustamente, io vedo che qui ha fatto 9,70 al DAX, poi vediamo anche ieri, c'è un doppio, quasi un doppio minimo, perché ieri si è fermato 10 punti sotto. Chi mente? Ragazzi, il mercato è volatile, poi è chiaro, sono entrato io un po' precipitosamente, adesso abbiamo recuperato 20 dei 30 punti, ho visto segnare anche 70, però insomma. Non ho mediato purtroppo, altrimenti ero già uscito con qualche punto di guadagno, però insomma tutto sommato sta reagendo.
Ma poi, ragazzi, qui il mercato è isterico, è inutile fare tanti, tanti, tanti pensieri. Tendenzialmente, quando va sotto sotto, poi c'è un po' di recupero per poi riscendere. Non credo che siano arrivate nessuna notizia particolare. Si sta arrivando il weekend e l'ansia degli operatori è importante, insomma, è anche prodromica. Questo termine che mi dice di vendite, perché nessuno starà volentieri long prima di questo weekend, se non dei temerari che poi a quel punto magari hanno un rapporto rischio-rendimento a loro vantaggio, perché se i prezzi poi scontano il disastro, conviene essere long, perché nel caso in cui facciano una bozza di accordo hai un gap up più importante di un eventuale gap down in apertura delle contrattazione lunedì, ma questo lo decidi in base ai prezzi che si formeranno via via verso le chiusure e verso le 22, perché tanto il DAX è quotato e via così. Tutto qui. Allora, Giovanni dice è entrato, però non so su cosa, probabilmente forse sul DAX, è entrato long. E anche Giovanni ha fatto una bella entrata perché l'ha chiamato un po' prima, è stato più bravo di me in realtà sul Nasdaq. Giovanni si è entrato sul DAX a 12.020, quotazione di Tikmi più o meno. Esatto, sì. Ok, quindi hai fatto, non so se già sei uscito, comunque hai fatto una bella entrata sicuramente. Poi Roberto, Tony, direi l'ultima domanda e poi chiudiamo. Io resterò un'altra decina di minuti per chi vuole un po' vedere questa operazione nel Nasdaq e poi con Tony, se vuoi ci diamo appuntamento martedì alle 8.45. Roberto ti chiede se, allora, secondo me fanno salire euro-dollaro per poi farlo crollare con i partiti sovranisti dopo le elezioni. Cosa ne pensi, Tony? Beh, insomma, però ragazzi, sì, ho capito il tipo di ragionamento, ma non è facile muovere una valuta, addirittura, insomma, lui una sorta di rincorsa, se ho capito, lo fai salire per poi bastonarlo nel caso dell'elettore sovranista. Oddio, non è un'ipotesi così scandalosa, dovresti avere dei dati certi e un certo grado di sicurezza, ma oggi è la prima volta che vedo un euro così frizzante. È la prima volta che vedo un euro frizzante da 15 giorni a questa parte. E E sono ieri anche sincero. ieri però è stato anche abbastanza movimentato, è andato a rompere i minimi e poi è andato di Sì, nuovo a fare i vero. massimi a Esatto. 12.50. Ok, va bene, allora. Però pensare che lo abbattino per poi riuscire a venderlo, per poi sfruttare la vittoria dei sovranisti e insaccare tutti, per carità, ci sta tutto in finanza, però non ci metterà la mano sul fuoco, insomma. Non tanto che non vincano i sovranisti, che questo può darsi benissimo, è che poi si scenda con l'euro dopo le elezioni, però che addirittura lo pompino per poi guadagnare di più. È un qualche cosa che si riesce a fare con qualche titolo, con qualche indice un po' più manovrabile. Con euro-dollaro devi essere veramente tosto, 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 tosto. Esatto, poi comunque ci sarà tempo e modo durante la settimana di andare a vedere anche un po' come si muovono i grossi speculatori, Roberto, quindi andremo a vedere anche poi i dati del Cot Report, quindi sarà un qualcosa di molto interessante, così vediamo anche come sono posizionati sia gli istituzionali che magari i retail. Poi Paolo che dice anche lui è entrato sul Nasdaq ma usando il Fibonacci, quindi il ritracciamento, siamo un po' tutti entrati su quella rottura del supporto, speriamo che come dice Tony di non rimanere insaccati. Attenzione, un attimo fa io ero un punto sotto, non l'ho chiuso, ma si può chiudere sostanzialmente, almeno rispetto alla mia entrata, adesso con una 5 punti di perdita in questo istante. Io l'ho posizionato esattamente 2 minuti fa al mio pareggio, per cui ce l'ho 81 e eventualmente se mi riscende poi lo caccerò via, perderò 200 dollari, pazienza, però sono, attenzione, 2 punti, 1,5 punti, insomma siamo quasi sul livello di verità. Tieni conto che viene da 44, 44, 54, 64, per cui si è fatto quasi
35 punti di rally contrario. Questo è il fatto. Però, insomma, l'ho scampata brutta, anche se perdo 20 dollari, io sono contentissimo, e siccome mi ha stressato, eccolo qui. Vediamo se lo diamo in diretta. Lo diamo in diretta, ci rimetto. Niente, sono a 3, vediamo. Niente. Ecco, non so se si è sentito il rumore. Ci ho rimesso una centinaia di dollari, ma ne rimettevo 500, per cui io sono contentissimo. Anzi, un po' meno di 100 dollari. Sì, 100 Ottimo, dollari. ottimo, quindi Io scampato sono per i contentissimo. Ho anche questo Paolo limite che di scampa a 8. 0. Ok, sì, io l'operazione che diciamo sostanzialmente ho replicato la mantengo, ma perché gli importi sono ben diversi da quelli di Tony, E io quindi quello da 20 dollari al punto. Ecco, esatto. adesso andiamo a guadagnare. Ecco, vedete? Ah, porca miseria. Eccolo. Non ho avuto pazienza, però avevo paura che mi scendesse giù. Ah, uno dice non metti lo stop loss. No, io lo metto prima perché ho applicato quella che io chiamo regola Goretti quando vedo il fosso. Poi sono lì per far pari, io chiudo, poi magari riprendo 5 minuti dopo. No, esatto, perché poi si rischia magari che No, non ne volevo. Ero queste contentissimo. Ecco, situazioni come avete visto adesso, che mi è andato a sfiorare lo stop e poi è andato di nuovo giù. Quindi queste sono le classiche situazioni che dove magari anche poi a ridosso del weekend, per non restare poi appunto stressati tutto il weekend. sconsiglio, qualsiasi iniziativa può, se crolla tutto ulteriormente, uno può tentare il gettone long perché nel caso ci sia una bozza di accordo o qualche cosa migliore di quello che sembra, il gap up sarebbe importante. Lo short, andare a pestare lì e ti rischi di più di perdere questa volta lo short perché il mercato, visto come sta andando il Nasdaq, come sta andando un po' tutto, sta scrutando del terremoto, sta scrutando un non accordo in questo momento. Quindi per i rapporti rischio-rendimento è chiaro che noi non sapremo come andrà a finire, ma conviene sempre essere dalla parte opposta di quello che il mercato non sconta. Come è successo con la Brexit, come è successo in centinaia di occasioni con la Juventus quando ha vinto con l'Atletico Madrid, con la Juventus quando ha perso con l'Ajax, cioè il controtrend su quello che il mercato ormai è convinto, conviene perché se perdi, e perdi con ogni certezza, però perdi poco e se vinci, vinci moltissimo, per cui vale la pena. Esatto, Tony. Allora io comunque ci sono altre domande, ma adesso chiudiamo. Io che cosa faccio per non andare poi a stressarmi con il Nasdaq? Prima l'operazione ha guadagnato 35 euro, adesso questo buy qui ho messo lo stop praticamente sullo stesso importo, così male che vada, chiudo in pareggio e non ci si pensa più. Ok, grazie allora a tutti per aver partecipato. Al prossimo ci vediamo martedì alle 8:45, quindi vi do appuntamento. Chi è registrato a questo webinar è già in automatico registrato i successivi, quindi non deve necessariamente riscriversi, arriverà la notifica via email e quindi potrà partecipare. Mi fa piacere che vi sia piaciuto perché leggo molti commenti entusiasti e vi do appuntamento alla settimana prossima. Grazie Tony e come Se sempre. vi è piaciuto quando ho perso, chissà che succede se vinco. Ho perso poco, eh. Mi rode perché se attendevo 20 secondi facevo pareggio ed era una vittoria. Però no, mi sono divertito. Poi guarda, io vedo sempre, ho un Come problema. scrive Paolo, è stato molto istruttivo Grazie, grazie. perché sei l'unico che comunque ex ante chiama l'operatività e quindi questo vale molto di più che un semplice gain, magari anche poi postarlo su vari Io social. guarda, l'ho chiamata, non è che perché se faccio un ragionamento, dico guarda, mi piacerebbe più tentare il long sul supporto, invece di usare il condizionale, faccio il reale, no? Perché dico, ma perché devo dire mi tenterei di più? Sono qui, sono trader, allora l'ho tentato. Ma è andata Esatto. bene perché ti assicuro, adesso lo possiamo svelare, quando ho visto meno 38 punti nel giro di un minuto. Non ero proprio contentissimo, ecco. Allora perderne 5, 5, anziché 38,
E poi quando ne vedi meno 38 non sai mica se si ferma a meno 38, perché c'è anche questo fatto qui. No, Per cui va poi benissimo. di non voler rimanere comunque in posizione durante il weekend, quindi hai fatto assolutamente bene. Grazie. Certo. Bene, ragazzi, io sono contento. L'ultima cosa che volevo dire, ho un